viaggio alla scoperta del Basso Salento comincia da qui, dal Monteforte Resort, una dimora del 1850 incastonata nel centro storico di Ugento a soli 4 km dalle sue marine, celebri nel mondo per la costa sabbiosa che ricorda colori e trasparenze caraibiche. Fantastico, al Monteforte Resort di Ugento posso scegliere la mia suite in questi giorni di viaggio. Partiamo da questa, Seno del Canneto. Il prezioso restauro di questo antico palazzo è opera del gusto e dello stile del proprietario Salvatore Congedi, famoso per tutti come il Duca, che nella sua prestigiosa residenza storica ha saputo fondere ricerca del lusso e dell'intimità in un'innovativa formula B&B che prevede la colazione servita nel grazioso giardino panoramico sul terrazzo e l'ingresso in spiaggia in uno dei lidi più esclusivi della costa, incluso per gli ospiti nella formula di soggiorno. Questa è una delle 7 suite del Monteforte Resort, è una junior suite e si chiama Lido delle Conchiglie, perché migliaia di fossili marini sono incastonati nella volta interamente in tufo, che racconta la storia della Marina di Ugento sedimentata in questo soffitto da milioni di anni. E questa suite ha anche un giardino privato con 3 ospiti fissi, silenziosi, lenti e anche loro senza tempo. Volete scoprire chi sono? La più grande e si chiama Valentina e lui è Peter. Questa è la suite Zeus al Monteforte Resort di Ugento. Le giornate si aprono dilatando il tempo nel desiderio di scoperta di nuovi scenari e mi faccio trasportare dal brio del Duca, desideroso di mostrarmi le bellezze artistiche e architettoniche della sua città. Pochi passi dal resort e siamo sotto il castello di Ugento, intitolato ai Principi d'Amore, una dimora fortezza divenuta nei secoli un palazzo residenziale. Oggi l'ultimo restauro torna a far risplendere la pietra giallo sole di questo possente maniero. Marina di Ugento, la spiaggia di Torre San Giovanni. Che tramonto! Sul terrazzo del Monteforte mi concedo un massaggio rilassante tra le tende sventolanti di un letto a baldacchino sotto il cielo e bollicine sulla pelle, nell'idrocromoterapica riscaldata, avvolta d'arancio sui tetti di Ugento, dentro un memorabile tramonto infuocato del Salento.
Il borgo antico di Ugento scorre sotto i miei passi tra vicoli silenti, rischiarati dal candore della calce e dal barlume del giallo tenue della pietra salentina. È d'obbligo una visita al nuovo museo archeologico che raccoglie preziosi reperti dalla preistoria al Medioevo. Al suo ingresso, fra i mirabili augentini, si apre la famosa e spettacolare tomba dell'atleta di Ugento, risalente alla fine del VI secolo a.C., una sepoltura messapica a semicamera nella quale sarebbero stati seppelliti due individui, entrambi dediti alle attività sportive dell'antichità. Il gusto artistico del corredo della sepoltura sembra influenzato dagli scambi col mondo ellenico. Ma la storia di Ugento è impreziosita dal ritrovamento della preziosissima statua di Zeus, realizzata in bronzo e risalente al 500 a.C. Alta 74 cm, raffigura il dio degli dei colto nell'attimo in cui sta per scagliare un fulmine con la mano destra, mentre nella mano sinistra permangono le zampe di un'aquila andata persa. È per questo che nei miei viaggi di buon vento ho voluto dare al paese che mi ospita l'inedito appellativo di Borgo di Zeus, che eleva Ugento nell'Olimpo delle meraviglie turistiche pugliesi. Stasera vi porto a cena sul terrazzo del Monteforte Resort. Benvenuti a cena sul terrazzo del Monteforte Resort con un piatto storico antico a Ugento che si chiama la scurdigliata. È fatto con verdure, legumi e pane fritto. Buona cena a tutti e benvenuti di nuovo. Pomodoro fresco e basilico. La cena è ricca di gustosi piatti tipici salentini e i sapori della tradizione esplodono nell'aria di questa notte ugentina. Dal terrazzo del Monteforte Resort mi godo la magia di un'altra notte salentina sotto un cielo di stelle dai mille colori. La prossima volta che vengo e sto a dieta per una settimana prima, fidati. Comunque si sta benissimo. Stasera posate dove vi porto? Dove? Profumo di mare. Quello sullo scoglio? Ci portiamo anche la tua amica? Certo, Sabrina! Ciao, ciao Sabrina, come stai? Benissimo. Ciao Pietro. Piacere, Sabrina. Ciao Salvatore, Luca, buongiorno. Ma stai facendo fare al tuo amico tutte le tappe importanti del viaggio? Ecco. Le stanzine abbiamo fatto. La bottega dei sapori. La faremo domani. Al Torre San Giovanni. Ma sai, io sono sempre qui ormai. Ormai sono naturalizzato salentino e naturalizzato nel Monteforte. Cosa ti colpisce del Monteforte? È eccezionale il tipo di accoglienza che tu hai qui al Monteforte, a due passi dal Castello di Ugento, col mare a due passi e con lui. Salvatore è il Monteforte? No, lui è l'unico motivo per cui il Monteforte esiste così come lo conosciamo. Grazie. Lui accoglie tutti gli ospiti che arrivano, li accompagna la macchina quando se ne vanno, dà consigli straordinari, tu lo sai meglio di me. Quando l'ho conosciuto io sono rimasta folgorata da due cose fondamentalmente: il suo aspetto effettivamente aristocratico.
asiatico? Assolutamente. E quel Panama che indossa? No, sì, quella è la sua caratteristica, ormai voglio dire, vedi prima arrivare il Panama di lui. E se facessimo un gioco? Sì. Tre parole per tre cose diverse. Monteforte sì. Resort. Unico. Salvatore. Gran signore, eleganza assoluta. E il Basso Salento? Beh, il Basso Salento credo sia uno dei posti più indimenticabili che ci siano al mondo. Io sono residente a Nardò e spero di passare buona parte del mio anno solare qui. Cristian ha appena detto che non poteva neanche venire a salutarci perché ha delle persone alle quali deve prestare attenzione. Cristian, una parola per Salvatore, a cosa penseresti? Al di là del fatto che è il datore di lavoro e quindi è bravo è generoso, è un amico e come un padre per me, quando ho bisogno di qualsiasi consiglio lui è sempre disponibile. Tu per Cristian che cosa dici? Molto attento, legge nel pensiero di quello che... Esatto, perché qui c'è una cosa grandissima dose di saper leggere in ogni ospite i propri desideri, le proprie abitudini. C'è, per esempio, io il caffè come lo prendo, Cristian? Sempre decaffeinato. E l'acqua? Sempre tiepida. Vedi, è incredibile. E Pietro invece che gusto acqua e limone, prima di tutto acqua e limone, non deve mancare l'acqua e limone. E Salvatore? Terallo e cappuccino lo devi mancare assolutamente. Bene, Pietro, Salvatore, il mio viaggio continua alla scoperta del Basso Salento. Continua il tuo racconto di viaggio nello splendido Salento. Rapita. Splendido Salento. Uno, due, tre. Buon vento!